Ci troviamo all'interno del cimitero di Legnano e alle mie spalle potete vedere un grande monumento. È stato costruito nel 1921 per volere del comune di Legnano dell'epoca, per commemorare il sacrificio dei soldati morti durante gli anni del primo conflitto mondiale. È un edificio imponente, alto una ventina di metri, nel quale, nell'ossario sotterraneo, riposano alcuni soldati di Legnano e altri appartenenti all'esercito austro-ungarico. La Grande Guerra fu una vera e propria tragedia per tutta l'Italia. 650.000 morti, 1 milione di feriti e mutilati, il paese impoverito. Questa guerra si fece sentire anche a Legnano, con migliaia di giovani arruolati a partire dal maggio del 1915. Nella parte frontale del monumento possiamo vedere i nomi dei soldati morti. Sono circa 250 nomi di giovani che avevano pochi più anni di noi studenti. In realtà sappiamo da recenti ricerche che i soldati di Legnano morti durante gli anni del primo conflitto mondiale furono poco meno di 500. Quante famiglie distrutte, quanti padri, quanti fratelli e quanti giovani che non tornarono. Ora ci troviamo nell'ossario del monumento. La luce è poca, ma la penombra facilita il raccoglimento dei visitatori. In queste urne riposano alcuni dei soldati di Legnano. Tra di loro vorrei ricordare il soldato Silvio Galli. Sembra un ragazzino. Era nato nell'anno 1900 e fu chiamato in guerra negli ultimi mesi. Morì il 3 settembre del 1918. Mancava appena un mese alla fine della guerra. Francesco Olgiati apparteneva alla leggendaria classe dei ragazzi del 99. Morì nel 1921. La guerra era ormai finita da 3 anni. Probabilmente morì per i postumi di una grave ferita. Luigi Stefanoni invece era il più vecchio. Apparteneva alla classe del 93, quindi aveva 25 anni nel momento in cui morì alla difesa del Piave. Di fronte ai soldati di Legnano abbiamo gli ex nemici appartenenti all'esercito austro-ungarico. Sono una novantina di urne che sono state collocate nell'ossario di questo monumento dopo l'inaugurazione. Erano prigionieri di guerra, detenuti in qualche campo di concentramento in Lombardia. Dai documenti comunali sappiamo che erano per la maggior parte cechi e slovacchi, ma non mancavano anche rumeni e ungheresi. Morirono tutti nel 1919 a causa di una pandemia influenzale chiamata all'epoca spagnola. Dopo la loro morte, i loro resti vennero collocati qui. A noi sembra molto importante che pochi anni dopo la fine del conflitto mondiale, il comune abbia deciso di porre gli uni davanti agli altri i vincitori e gli sconfitti, in ogni caso giovani la cui vita era stata spezzata brutalmente dalla guerra. A nostro parere, una vera celebrazione del 4 novembre deve essere fatta proprio qui, davanti a questi giovani, a questi soldati, una volta divisi da nazionalità nemiche, oggi affratellati dal comune sacrificio.